Il 74esimo convegno del Project Science Group della missione Cassini-Huygens si è svolto al Maxi di Roma. Nel museo progettato da Zadid si sono ritrovati i Project Scientist, Program Manager del Jet Propulsion Laboratory della NASA, dell'European Space Agency e dell'Agenzia Spaziale Italiana per fare il punto sui principali risultati della più grande e complessa missione di esplorazione mai fatta del nostro sistema solare, come l'ha definita Enrico Flamini, Italian Program Manager della missione per ASI. È una partnership tra NASA, Agenzia Spaziale Europea ESA ed ASI, tre partner, tre agenzie che hanno lavorato insieme con pari diritti e doveri. Il ruolo dell'Italia è stato un ruolo importante dal punto di vista sia tecnologico che scientifico. Tecnologico perché sia gli strumenti che la grande antenna di telecomunicazione, che è il cuore di tutta la parte di telecomunicazione, sono stati realizzati in Italia. Senza la Huygens antenna, come si chiama, l'antenna ad alto guadagno, non avremmo potuto trasmettere segnali a terra né riceverli da Saturno, ma neanche il radar e l'esperimento di radioscienza, che pure sono stati realizzati insieme tra noi e gli amici del JPL, avrebbero dovuto funzionare. L'antenna era il cuore di molte cose, così come tutti gli altri strumenti non avrebbero trasmesso a terra. Poi abbiamo realizzato il primo spettrometro immagine, che a volte si chiama iperspettrale, mai realizzato e mai volato su una missione di spazio profondo, ultraminiaturizzato per l'epoca. E appunto abbiamo, come ho detto prima, radioscienza e radar. E più sulla sonda Huygens, che è il contributo che ha dato l'Agenzia Spaziale Europea, molta tecnologia era italiana. Era italiana tutta la parte di comunicazione tra Huygens e Cassini. Era totalmente italiana tutta la tecnologia del computer di discesa che ha dato il tempo giusto per l'apertura dei paracadute e tutto il resto, ed era italiano soprattutto lo strumento che ha misurato i parametri fondamentali dell'atmosfera di Titano, ovvero pressione, temperatura, densità, eccetera. Questi, che è stato anche peraltro il primo strumento a leadership italiana completa su una missione europea. Quindi tutto questo è stato italiano. Come italiani sono anche gli occhi, gli star tracker, come vengono chiamati, ovvero i sensori stellari, che hanno consentito di guidare Cassini nella navigazione lungo i 20 anni della missione. Una missione che ha coinvolto più di 5 generazioni di scienziati, 20 anni di volo e 10 di preparazione e costruzione. Questi sono solo alcuni dei numeri impressionanti che raccontano una missione iniziata il 15 ottobre del 1997 da Cape Canaveral. Cassini è una delle missioni più straordinarie che siano mai state realizzate. È dedicata all'esplorazione del sistema solare, si è estesa per circa 20 anni in volo, più di 10 anni di preparazione e costruzione. Di fatto si può dire che ha coinvolto 5 generazioni di scienziati. Alcuni di coloro che stanno analizzando i dati di Cassini oggi non erano nemmeno nati quando Cassini era partito, per dare un'idea di quanto questa missione ha delle caratteristiche straordinarie. Dal punto di vista scientifico è una missione che ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era posti e forse qualcuno in più. Ha girovagato fra i pianeti, puntando ai pianeti giganti, gassosi, alle lune di Saturno, accendendosi e spegnendosi al momento opportuno, depositando su Titano la sonda Huygens, che ha permesso di osservare questo pianeta che è formato da un'atmosfera e da dei mari che non sembrano simili a quelli terrestri, ma sono fatti in realtà di metano e non di ossigeno, e quindi hanno un comportamento completamente diverso. Letteralmente siamo sbarcati su un altro mondo con caratteristiche molto diverse dal nostro. E poi questo studio dettagliatissimo di Saturno, dei suoi anelli, tutti questi giri che Cassini ha fatto intorno a Saturno negli ultimi mesi della sua missione, li ha fatti non per caso, li ha fatti perché in questo modo, studiando con grande precisione le orbite e le modifiche orbitali indotte dai punti diversi del sistema di Cassini, dei suoi anelli, dei suoi pianeti, passava, si possono dedurre delle caratteristiche su come è fatto questo gigante
gassoso al suo interno. Il convegno viene convocato 3 volte l'anno. Questa volta ad ospitarlo è stato l'Italia, visto il ruolo cruciale che ha avuto nella buona riuscita della missione. Ruolo rimarcato anche da Charles Flachy, direttore del JPL della NASA, che ha dichiarato: "Direi che la cosa più spettacolare è stata scoprire che Titano, un grande satellite di Saturno, ha fiumi e laghi molto simili a quelli che vediamo sulla Terra. La differenza è che sono formati da idrocarburi invece che da acqua. Questa scoperta è stata possibile grazie allo strumento radar che è stato costruito da ASI, che ha giocato un ruolo fondamentale insieme al JPL della NASA." Non ci poteva essere location migliore del Museo Maxi, dove dal 2 dicembre 2017 viene ospitato la mostra Gravity, immaginare l'universo dopo Einstein, organizzata da Maxi, ASI e INFN. Siamo al Maxi, in questo meraviglioso museo di arte moderna, che ha ospitato in questi mesi una mostra straordinaria, eccezionale, una mostra in cui gli scienziati hanno imparato a raccontare l'arte e gli artisti si sono impegnati a raccontare la scienza. Gravity è il titolo di questa mostra. Gravity è la gravità di Einstein, la gravità della teoria della relatività generale 100 anni dopo il suo concepimento, dopo la scoperta clamorosa delle onde gravitazionali, che stanno veramente cambiando il nostro modo di guardare l'universo. La mostra è andata benissimo e continua ad andare benissimo. Moltissimi visitatori apprezzano tutti il fatto che questo connubio in effetti è una cosa naturale. Arte e scienza non sono antitetiche, non sono in antagonismo, sono una il completamento dell'altra, è una la visione dell'altra, la visione della scienza e la visione della comprensione, la visione dell'arte e la visione del nuovo, dell'incognito, che a volte la scienza spiega e a volte no. E le due cose vanno di pari passo. D'altra parte, molti scienziati hanno avuto vene artistiche, soprattutto in musica, non solo Einstein, ma anche altri scienziati sono stati musicisti e lo sono tuttora molti di essi. Quindi arte e scienza sono due aspetti contigui del genio dell'uomo e insieme devono essere trattati.